Una delegazione della Commissione europea agricoltura e sviluppo rurale per 3 giorni in Puglia per una visita istituzionale. Questa mattina si è svolto un incontro presso l'Istituto Agronomico del Mediterraneo a Valenzano, dove sono stati illustrati i progetti dell'ente e discusso del sistema agricolo pugliese, anche alla luce della politica agricola comunitaria. Intervenuti il Presidente della Commissione Paolo De Castro e l'assessore regionale Fabrizio Nardoni. Li abbiamo intervistati, sentiamo. Sì, Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale che è venuta in visita istituzionale 3 giorni in Puglia per conoscere la realtà della nostra agricoltura, un'agricoltura mediterranea molto diversa dai pascoli estensivi dei miei colleghi irlandesi o inglesi o tedeschi, e quindi è importante quando difendiamo i nostri olivi o difendiamo i nostri vigneti che abbiano una percezione di come effettivamente il nostro territorio sia diverso e abbia necessità di politiche diverse rispetto al resto dell'Europa. Quindi io credo che sia stato una 3 giorni importante. Credo che sia stato utilissimo far visitare la nostra agricoltura, ma nello stesso tempo anche una visita per noi per capire reciprocamente, insieme con l'assessore Nardoni, con la Regione Puglia, l'Istituto Agronomico, entrare un po' nel vivo delle problematiche di questa nuova PAC che, come sapete, entrerà in vigore dal prossimo anno e che sarà una PAC che modifica molto dei comportamenti dei nostri agricoltori. Quindi è importante andare nella direzione di una PAC più semplice, meno burocratica, rivolta ai giovani, che dia una mano alle nostre imprese per essere più forti e competitive. Sì, con la Regione Puglia e con anche il tavolo di coordinamento che dirigo a livello nazionale, per cui non si parla solo di Regione Puglia ma si parla di Sistema Italia, e abbiamo fatto questo intervento dove abbiamo innanzitutto ringraziato la Commissione per tutto ciò che ha fatto in riferimento appunto alla certificazione del marchio di qualità di Puglia, perché come sapete è un marchio che viene riconosciuto a livello comunitario e tramite questo marchio ci permette di mettere in campo tantissime iniziative importanti per definire la tracciabilità dei nostri prodotti, ma anche la qualità dei nostri prodotti, e soprattutto mettere in campo attività promozionali molto forte. Poi abbiamo anche necessità di dover accelerare la fase di transizione che c'è tra la vecchia e la nuova programmazione. Per ultimo, abbiamo anche avuto la possibilità, dopo queste 3 giornate trascorse qui in Puglia, di mostrare agli addetti ai lavori, a quelli che generalmente lavorano dietro la scrivania, il successo che ha avuto il sistema agricolo pugliese grazie anche alle loro attività, e quindi hanno avuto modo di apprezzare e sicuramente avranno modo anche di porre ancora più attenzione al sistema Puglia, visto i risultati che ci sono stati. Per cui è stato un gran bell'incontro.